Mister, una partita vinta agevolmente dal Verona, anche se poi non è stata così spettacolare. No, non è stata una grandissima partita, anche perché comunque loro si sono chiuse bene col 4-1-4-1, per cui era anche difficile entrare fra le linee. Siamo stati bravi, non abbiamo avuto ansia di dover far gol, poi una volta che l'abbiamo sbloccata, insomma, è stato tutto in discesa. Una Mason che è entrata nella ripresa, insomma, ha dato forse quella marcia in più alla partita, magari, che stava prendendo magari una piega un po' stanca. Beh, noi Mason l'abbiamo presa perché ci crediamo, è chiaro, ancora molto indietro sia sotto l'aspetto tattico che sotto l'aspetto fisico, però oggi ha fatto vedere che ha dei numeri e che può far bene per il proseguo del campionato, direi che è una pedina importante. Marta, sei entrata nella ripresa, hai siglato una bella doppietta, insomma, comincia a girare anche per te. Sì, sono contenta che sia arrivato il primo gol e sono contenta anche che sia arrivato il secondo già, però ne ho sbagliato uno, però sono contenta che comunque la squadra abbia vinto. Una gara a fasi alterne, diciamo, una Verona con grandi sprazzi e magari dei momenti di pausa, comunque un derby vinto agevolmente. Sì, oddio, non abbiamo giocato proprio benissimo, soprattutto al primo tempo abbiamo avuto un po' di difficoltà e poi comunque siamo venute fuori bene al secondo tempo, grazie comunque alla forma atletica, diciamo. Allora Federica, hai segnato anche un bel gol quest'oggi, un Verona che ha vinto abbastanza agevolmente. Sì, abbiamo giocato non benissimo, forse non è stata una delle nostre partite migliori, però il nostro obiettivo era prendere i tre punti e non era importante chi segnava. Sicuramente sono contenta del gol, ma penso di aver aiutato le mie compagne per il raggiungimento dell'obiettivo. Allora Sabrina, c'è stato anche l'esordio con la maglia gialloblu del Verona in un momento magari in cui le tue compagne di squadra si erano un po' rilassate, quindi c'è stato anche da lavorare. Sì, beh, sono molto contenta per l'esordio, insomma, non proprio perfetto, ma sono soddisfatta, sono contenta. Come hai visto questa squadra quest'oggi? Degli sprazzi di grande gioco alternata a dei momenti di pausa? Sì, beh, probabilmente anche per il carico di lavoro delle settimane scorse, ne stiamo ancora risentendo, e quindi momenti belli, momenti un po' meno.